Che bastano chiamare. Io non ti amo più, no, io questo lo voglio dire anche a tutte le coppie che comunque si devono lasciare, si rendono conto che non ce la fanno a lasciarsi perché gli dispiace tutto quanto. Per finire una relazione, perché la devi finire per ovvi motivi, no? Non si dice no, prendiamo un po' di tempo, prendiamoci un po' di tempo. Oppure, guarda, mi sono accorta che mi sento confuso, confusa. No, così è prendere in giro la persona che c'hai davanti. Invece, per farsene una ragione, per chiudere subito il rapporto, devi dire le cose in faccia, basta, non ti amo più, ti voglio bene, punto, stop. Così non prendi in giro l'altra persona che comunque gli permetti pure di farsene una ragione. Poi lascia perdere che io l'amo, non l'amo più, quelli sono problemi miei e quelle sono cose mie. Però. E quando si deve lasciare una persona, si deve subito arrivare al punto, senza prenderla in giro, senza fargli credere le cose, capito? Metterla in bilico su un filo di lana. Mi capisci? Mi sono spiegato? No, io ti ho capito perfettamente, però anche tu, cioè, è un po' il contrasto il fatto, ti dico che non ti amo più perché tu te ne faccia una ragione, però comunque ti voglio ancora bene, comunque ti amo ancora. Come la gestisci questa cosa? Cioè, metti che lei mercoledì, anzi lunedì, ti dica: senti, io ho capito, ti giuro che mi impegno a cambiare, tu che fai? Ma no, cioè una cosa Flavia che a parte che non cioè non ti so rispondere a questa domanda perché comunque ci sono tanti. Io ti rispondo, ecco, ti rispondo in questa maniera. Se io devo usare il cervello, devo essere razionale, Pamela non è la donna che fa per me. Ci starei solo male. Male, Ma il cuore ha delle punto. ragioni che il cervello non conosce. Anche se quei momenti che stiamo bene, sto benissimo, capito? Cioè noi, nei momenti che noi stiamo bene, io e lei da soli, stiamo È benissimo paradiso. proprio. È il paradiso, ok? Te lo dico. Però il rapporto di coppia non è fatto solamente da quei momenti, ma è fatto anche da altri momenti. E nel mio caso, questi altri momenti risultano essere l'80% di tutti i momenti generali. E quindi là tu ti trovi pure a fare una scelta. Allora, preferisci stare bene, 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 e solamente quel 20% dei momenti della tua giornata e stare malissimo, proprio male, male l'80%? Questa è una scelta che uno deve fare, quindi se uno deve essere razionale, dice no, aspetta, io non voglio rovinare la vita, io voglio star bene. Capito? Però se ragioni col cuore, è normale che io ti dico, l'ho detto ieri in puntata, Io io non voglio voglio quel sapere, non 20%, riesco a certo. capire, non riesco a capire perché quando lasci una persona, lì per lì la lasci perché ti vengono in mente tutti i momenti brutti, orrendi e tutto quanto. Poi magari quando ti trovi, ti senti parlare di lei, la vedi, la senti, perché quello è stato il mio problema. Quello è stato il mio problema. La vedi, la senti, senti parlare e tutti i giorni ti fanno due coglioni così che ti dicono di lei, tutto quanto. Improvvisamente nel cervello ti vengono in Certo. mente solo i momenti belli. E allora là stai male perché dici, mamma mia, è di qua, mi manca, pum, pam, pim. Questa è la cosa. Sì, probabilmente sarebbe stato più facile anche per te gestire la cosa se tu fossi stato là, lontano dal mondo, senza input, sarebbe stato più facile, È certo. quello, ecco perché io ho sbagliato tutto, io ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto perché sono partito per l'isola, ho fatto i miei pensieri, le mie riflessioni, ho capito tante cose perché quando stai sull'isola io ti dico che è la ragione che ti manda avanti, non è il cuore, Certo. perché là stai fuori dal mondo. Ok, quindi là riesci ad essere più razionale della tua vita, riesci a capire che comunque di vita ce ne sta una sola, riesci a capire che nella vita non bisogna stare male, non bisogna perdere tempo, non bisogna prendere in giro nessuno. Bisogna cercare di prendersi la più felicità possibile, hai perfettamente ragione. Ok, quindi
io lì mi sono fatto il mio discorso mentale e avevo deciso dopo un mese di lasciarla. Ok? Avrei capito che comunque il bastardo, il figlio di puttana, ero io. Lei risultava come la ragazza da coccolare e l'avrebbero coccolata tutti perché solamente dei mostri avrebbero riso per Certo questa che cosa. l'avrebbero Quindi io non coccolata. so stupido, la gente mi accusa, lascia la ragazza in diretta, l'umili. Che cosa? Io ho lasciato la ragazza in diretta, a parte che gli ho dato. Si è fermato, mi sa Vai, ancora. vai, vai, non ti preoccupare. E a parte che comunque gli ho. Noi siamo questi, quindi finché qua non si Ah, ferma, vai ok. tranquillo. Quindi alla fine lo sapevo che lei veniva coccolata da tutti quanti. Lo sapevo che lei non stava male. Lei basta che si senta al centro d'attenzione e sta bene. Te lo garantisco io. Ok, però Dammi se tu retta. dici così, vuol dire che forse pensi che lei non ti ami quanto l'amavi tu. Secondo me è pure quello, eh. Secondo me è pure Cioè che lei non ti amasse poi quello. così Perché? tanto. Secondo me pure quello era. Perché ti ripeto, se tu mi amavi quanto io mi amavo. Io l'amavo. Io per lei sono cambiato. Io il telefono, che a me prima di sceglierla, ma pure dopo che mi esce per un mese, 2 mesi, a me mi andava a fuoco. A Esatto. fuoco. Mi chiamavano tante amiche, tante persone che mi stimavano e tutto quanto. Io per lei, no? Non l'ho fatto più squillare, ma pure altre cose, tante altre cose. Cioè, lei soffriva per il fatto che non veniva a dormire a casa mia, no? Perché all'inizio c'era questo problema della convivenza, io non ho mai convissuto con nessuno, no? Lei voleva, no, dobbiamo convivere, dobbiamo convivere. Io gli facevo, vabbè, ma convivere, ma cioè, vabbè, Piano, piano. dopo ne parliamo di sta cosa. Ah no, piano piano nel senso No, la tanto, convivenza. guarda, tu stai rispondendo a tutte le domande che ci sono, quindi io non te Ah. le faccio, perché proprio così, cioè, ce n'era una che diceva appunto, non è, c'è Enza che dice, che siete andati a fare vivere insieme se non eri sicuro che fosse la donna per te? Allora, io ti dico una cosa, da quando questa non la sa nessuno come cosa. Vai. Da quando io l'ho scelta, e lo dico qua davanti a tutti, Pamela è sempre stata dentro casa mia. Abbiamo sempre convissuto, ha sempre dormito dentro casa mia, nel mio letto, insieme a me. Abbiamo sempre convissuto. Io non riuscivo a capire, ma perché lei si incazzava del fatto che, no, lo dobbiamo dire ai giornali che noi conviviamo, noi conviviamo. Io gli dico, ma che me frega di dirlo ai giornali? Conviviamo, tu Certo. stai dentro casa mia tutti i giorni, basta. Però lei ci teneva su sta cosa, ci teneva a dirlo. Io per non farla soffrire, questo è un altro. È un'altra cosa che ho detto, che quando sei comunque innamorato di una persona, alla fine cerchi La di contenti il più accontentarla il più possibile. possibile. E io ho detto che 2 mesi prima di partire dall'isola, perché sapevo che comunque al 99% sarei partito, dicevo ai giornali, siamo andati a convivere, ma in realtà noi convivevamo dal primo giorno che io l'ho sempre, l'ho scelta. Quindi è questo che anche non riuscivo a capire, ma perché a questa gli frega di andare a dire al giornale che, io te che noi conviviamo? Boh, forse per insicurezza, cioè non voglio pensare che sia per apparire, perché se no le soluzioni sono Ma due. secondo me è Una, pure perché per vuoi apparire, è pure apparire. per apparire. Due, perché dicevi adesso l'hai detto a tutta Italia, non ti puoi tirare È indietro. pure per apparire, lei c'aveva sta voglia, secondo me tanti problemi pure che ci stavano tra me e lei, no? Era il fatto che comunque lei si sentiva, e questo te lo garantisco, che viveva come la ragazza di Federico, non come Pamela Di luce Compagnucci. riflessa tua, Di luce diciamo. riflessa mia, ma io non ci ho mai pensato a queste cose, capito? Cioè, manco. Infatti mi ha dimostrato sta cosa, hai visto come gli è capitato? Ah, vado all'isola! Beh, adesso magari questo le dà più Ma secondo sicurezza te lei sta male? l'essere Lei piangeva, diventata un lei stava male, ma perché personaggio. piangeva? Perché stava male secondo te? Che lei stava là sull'isola? Ma stava male perché per Federico Mastro Stefano? Senti, mi sa che un sacco di gente c'è pure cascata, guarda su sta cosa. No, lei ha detto che quello che insomma le stava male perché voleva gente che le voleva bene Senti, attorno a sé. Quindi secondo me non è proprio Federico Mastro Stefano, oh, è perché gli come mancavano. dicevi tu prima, avere la sua Avere corte di bravo, stare al persone. centro, diciamo, di un'attenzione,
Perché io ti garantisco che stare lì sull'isola, stai fuori dal mondo, stai fuori dal mondo.